Comandante Moretti, oggi questa bella iniziativa presentata in direzione marittima con questi ragazzi del liceo Misticoni di Pescara che sono stati invitati a partecipare a questo concorso per la progettazione del CREST della direzione marittima. Diceva prima un'occasione, un'opportunità per avvicinare i ragazzi al corpo della Marina Militare. Sì, essenzialmente per avvicinare i ragazzi a quello che noi facciamo e anche rendersi conto di come il corpo delle cabine di porto Guardia Costiera, che fa parte della Marina Militare, viene percepito dai ragazzi, ma anche, diciamo, c'è stato un insieme di valutazioni che sono state fatte anche per avere delle idee per poter ritoccare il nostro CREST, che è il simbolo nel quale ci identifichiamo. Abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere gli studenti dell'artistico proprio perché sono quelli più portati per vena creativa e anche per scelta del percorso di studi a poter innovare il nostro simbolo, che è ancora valido chiaramente, però ci piaceva, ecco, vedere la possibilità di modificarlo. L'idea che diceva appunto il nostro comandante Moretti di rinnovare il CREST e aver pensato ai giovani artisti in erba, ai ragazzi che con l'arte ogni giorno imparano diverse tecniche. Loro sono stati molto attenti anche ad una ricerca che c'era dietro alla richiesta che veniva fatta dalla direzione marittima e di conseguenza poi hanno elaborato questi lavori che li hanno impegnati per diverso tempo e tutti, come diceva appunto il comandante, tutti sono vincitori oggi. Tutti ex aequo. Tutti ex aequo.